Con 227.000 imprese e oltre 1 milione di occupati, l'economia del mare in Italia genera un valore aggiunto diretto di circa 64 miliardi di euro, che raggiunge i 178 miliardi di euro se si considera l'indotto. È questa la fotografia scattata nel corso della 10ª Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo nell'ambito della 64ª edizione del Salone Nautico di Genova. Un settore, quello della Blue Economy, in netta crescita e con una marcia in più rispetto al resto dell'economia, grazie al fattore moltiplicatore. Per ogni euro speso nei settori della filiera del mare, infatti, se ne attivano altri 1,8 nel resto dell'economia. Crescono gli addetti, con un aumento occupazionale del 6,6%. Per la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, questi risultati sono riprova della grande capacità che il settore della Blue Economy ha dimostrato di avere nel saper integrare le nuove tecnologie con le tradizionali attività marittime, con l'innovazione e la sostenibilità che vanno di pari passo per promuovere una crescita economica orientata alla valorizzazione delle risorse naturali. Nel 2024 prosegue la crescita del giro di affari dei porti turistici italiani, che si attesta mediamente al 2%, con previsioni positive anche per il 2025. Questa tendenza sta favorendo in molte località costiere italiane la ripresa delle attività di riqualificazione, ampliamento e una nuova costruzione di strutture portuali turistiche.